Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con varie missioni di pacchi rubati, noi che dobbiamo cercarci altri soldi, liberare un ex criminale che adesso in teoria dovrebbe lavorare con noi, e soprattutto sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della chiesa. Il che, beh, non vedo l'ora di vedere come diventerà. Però abbiamo finalmente due missioni disponibili: sbirro buono, sbirro cattivo. Dobbiamo però completare un'altra impresa criminale, il che mi richiede un attimo di tempo. E ritiro aziendale: organizzare una giornata perfetta per socializzare con la tua gang. Perché? Dove dobbiamo andare? It's me. I'm waiting. Are we going to plan this train robbery or not? I was just about to call. Nauli, ciao. It's time to start preparing. Meet me at the church. Finally. Finally. Sto uomo baffuto. Va bene, arrivo, arrivo. Un ritiro aziendale. Madonna mia. Sorry about not being able to connect the other day. A whole lot of people tried to kill me, so I had to, you know, murder the shit out of them, and, well, time got away from me. It happens. You meet the rest of the crew yet? No, I was waiting for you. Well, let's meet them. Forse stavo meglio in prigione. Hey everyone, I'd like to introduce you to the Nawali. He's here to make our train robbing dreams a reality. It's nice to meet you, sir. I'm Eli. I'm Kevin. Everyone calls me Kev. You're not wearing a shirt. A shirt, more power. I'm not sure that's how it works. Yeah, don't try to figure it out. I'm Nina. It's nice to meet you. Yes, a pleasure. So, shall we plan the heist? No. I thought you called me here because you wanted to prepare for the robbery. Correct. So we are planning the heist? No. Okay, I must admit. Okay, esatto. Confused. What are we doing? Team building. Orca troia. Look, you don't know us, we don't know you, but we're putting our lives in each other's hands, so we need to be on the same page. Forse sto tizio, io me ne andrei ora. Spend a day doing some team building exercises. You know, so we can really get a sense of camaraderie. We have hats. Porca troia. I thought we agreed to use the fleur. This is better. I'm with Nina. I have so many questions. Exactly. That, my friend, is what team building is all about. Porca troia. Più va avanti, più io so che finirà a merda tutto ciò. Lui entrerà nella squadra, ma sarà lui a farci finire sottoterra. Vedrai. The best RV money can rent. Shotgun! Everyone get in! Dai però. Entra dentro. Entra in sto camper. Oh, e finchia, ci è voluta mezz'ora. This vehicle is well stocked with beer, but I don't see any guns. Nope, no guns today. So, it's to be knife work then. What? No, we're just gonna have a regular, non-murdery bonding day with friends. Everybody gets to choose. Più va avanti questa minchiata, più io so che finirà merda. I'm up first, and I brought the spray paint. I know a place in Mercado that's just begging for a Saints mural. Isn't that Pantero's turf? All the more reason. All right, we get to see the magic happen. So we are engaging in common vandalism. Esatto. Excuse me? Whoa there. It's not vandalism, it's art. Damn right it is. Art made illegally. With spray paint. Look, Nina's che rende un'attività illegale for everyone to da ragazzini. You'll see. Are you sure we shouldn't be planning the heist? E c'ha ragione sto cazzo di uomo, l'avete tirato fuori dalla prigione per cosa? E qua si è cappottata la macchina. Why don't we cut the tension with a little dubstep? No, ti prego. Esatto. What are you talking about? When they finally drop the bass, the relief is infectious. We could ask our guest what he likes. Roger McGillicuddy has this amazing new podcast. Nope. I'd rather no not. No way. Tutti. No, guarda. Ed è così che arrivarono i Panteros e iniziarono a sparare. Go. Not a bad example of my orange period, but I can do better now. Doppi con Let's i put some morale in mercato. Ho cambiato i
Ho cambiato i mitra con questi qua. Ma non avevo letto che l'effetto era uccidere doppi Marshall. Sarà difficile. Nina ran with him before we started the same. So for her to be here, putting up our colors. Ah, she's showing defiance in the face of her enemies. This I understand. Oh, shit. We got Panteros incoming. Ovviamente. I thought we'd be out of here before they found us. I'm not stopping now. Cover me. But it's a murder-free day. Ah, damn it. Dai. They deserve that. Ah, ho anche cambiato il fucile a pompa. Però anche qua è difficile fare uccisioni doppie e triple. Dai, provaci ragazzino. Vieni qua. Addio. Perfetto. Puttanega. Thanks for getting rid of those assholes. Now I can get down to business. Vediamo il grande capolavoro, dai. Avrà fatto il giglio gigante. Vabbè, dai. Damn, Nina. Another masterpiece. Agreed. Now that I understand the context, it is impressive work. And now that there ain't no one left to kill, we can get back to having fun. Back to the RV. Dov'è? Non lo vedo. Ma non c'era due secondi fa o era coperto dalla luce? Boh, non lo so, vabbè. So, who's up next? Me. I have found a new bar on Atcha. It's got 5 stars, a huge tequila selection, and karaoke! Oh man, it's been ages since we've done karaoke. Porca troia. And Wally, what's your karaoke song? I do not sing with strangers. And it's good we're friends now, isn't it? Io sono sicuro che Nuali ci vendirà. Love Shack? We haven't done Love Shack since Ghost Pepper Night. Kevin, we do not talk about Ghost Pepper Night. Che poi Ghost Pepper non è abanero, ma è tutt'altro. They were not Ghost Peppers, they were Demon Peppers. L'abanero. Days in the bathroom. I got some in my eye. It was bad. Ah, è questo il bar? Che tra l'altro questa insegna qui è anche fotografabile ed è bellissima, io l'ho messa nel nostro bar perché è veramente figa. Bravo Eli. Ci serve tanta tequila. Rustle up 5 tequilas, the karaoke book and a play to your best flautas. Marshall security, we're looking for... Ovviamente. Oh, shit, the Nawali! Call the strike team, quick! We better stop. Beh, non male. Non male il mitra. Bello veloce. Too late. Bello veloce questo mitra, mi è piaciuto. Voglio quella moto. Anche se la sua seduta è un po' terribile. They got hover bike? We'll have to fight our way out. Damn it, this is not how this was supposed to go. Got you out. Aia, che dolore! Seriously, Marshall has neanche un'uccisione doppia, fantastico. They would be very useful for the train heist. Sì, rubiamole. I'm changing my activity. Let's steal a hover bike and race it at Jet Ski Point. Facciamo una gara. You and the Nawali grab the bike. We'll meet you there. Sapevo che l'avremmo presa. Ah, così? Wow, ma salta sta roba. Mi piace l'idea di fare una rapina con ste robe. Sono anche veloci. Nuali come alza le braccia. Why do you seem to hate your job so much? What? I don't hate my job. You are a professional cold-blooded killer like me, no? And yet, you do not wish to fight on your off hours. You know, when you love what you do, you never work a day in questo your è vero, life. C'ha ragione. Look at your friend, Kevin. Everything he does with gusto. Hey, I murder with gusto. I just... Don't you ever want a day off? A killcation? No. Beh. Oh, let's maybe keep that bit from Eli, huh? Magari questo noi glielo diciamo. Tra l'altro, secondo voi questo hoverboard va sull'acqua? Secondo me sì. Ah,
che soddisfazione. Molto meglio dell'overboard che abbiamo noi. Cioè, o meglio, l'overboard che abbiamo noi è buono. Lo skateboard. Il problema è che non è veloce come questa moto. E sta passando... Ah no, pensavo che era il treno, invece era il gruppo di autobus. Ah, guarda, i dinosauri da cui ho preso la mia maglietta. Bello. E sono già arrivati loro, ovviamente. Lo so. We're here, we're clear. Let's have some good, clean fun with this baby, huh? Lead on. Dove dobbiamo andare? Ah, vuole che vado sull'acqua. Lo immaginavo. Non-believers, stop! Welcome! Kev, what the hell? The place is crawling with divers. Yeah, that's how I know the spot. Devo raffreddare l'arma. Grease jet ski's here. This was not the plan, Kevin. That one had her. Bella però la loro moto d'acqua, mi piace un sacco. Looks like there are more that way. Stanno arrivando, mi devo avvicinare io. I just wanted to race around on a stolen hoverbike, but no. Ha detto, io volevo solo fare un giro su una moto rubata, e invece... They deserve that. Ottimo. Guarda, te la... ma c'era un cigno gonfiabile lì. Io te la butto lì. Secondo me, i più probabili che ci vendono... Potrebbero essere, in linea proprio teorica, sono Nuali, Kev e Eli. Mi dispiace, ma c'ho questo presentimento. Nina, secondo me, ha un affetto troppo emotivo verso tutti noi per fare una roba simile. Nuali potrebbe farlo perché pensa, ok, questi sono dei cretini, forse meglio se... Li vendo e mi ottengo la mia libertà. Una roba simile. Kev potrebbe venderci a quelli che rimangono del collettivo degli idol. Ui, Marshall. E Eli perché pensava che inizialmente avessimo un piano che dovevamo seguire e poi siamo cambiati totalmente. Che bello poter guidare al contrario comunque. Ehi, cosa cambi la visuale? Certo! Che bello! Porca troia, via via via! Devo passare! Ma dai, è spawnata dal nulla! Ma che cazzo! Dai! Mi è spawnata davanti, ti ho anche visto! Che bello poter guidare di lato con tanta semplicità. Comunque. Oi, oi, buono. Cattivo tu. Oh, la gente si è lamentata tanto di Cyberpunk. Ma qua non è che scherziamo, qua col pop-in. Guarda lì. We're supposed to be bonded. Calmo. Ecco fatto. Puttanica che esplosione. Fosse la prima tecnologia Marshall che rubiamo poi. Ecco fatto. Days off are important. Come se l'overboard non fosse vostro, tra l'altro. Poi vedi però, questa è una cosa interessante. È tutto collegato. Loro avevano la tecnologia overboard già anni fa. E infatti c'era il come si chiama? Lo skateboard giocattolo. Però questa tecnologia è rimasta. È bello che comunque c'è il collegamento anche con una missione secondaria. We can hide the bike and arm ourselves against our enemies. But I insist, this is my choice of activity. Esatto. È la mia scelta. Oh, cazzo. Troppo lontano, troppo lontano. Ecco fatto.
C'è altra gente là in fondo che sta arrivando. Si è cappottato. Perfetto. Vieni qui. We're here. I have weapons inside. I'll stash the hoverbike. The rest of you keep watch. Ok. You, my friend. I have a special. Un'arma speciale? Try it out. And use it to do what you love. Che schifo di cappello. Ti prego. Come se già non sapessi che questo cappello sarà una delle ricompense della missione. Bello però che ha il nascondiglio dentro un cimitero. Oh, dei mitra. Bello. Se me li prende però. Ah, ho colpo. Ah, però aspetta. Ah, ok, è uno di quei mitra. Niente, speravo fosse un'arma incredibile. Shall we meet the foe on our terms? Yeah. Certo, yeah. Se l'animazione non fosse copia incollata su tutti e quattro. Oh, Jesus. Guarda lì. Let's go fuck 'em up. Oh minchia, ho preso la scossa. Dead as a doornail. Forza ragazzini del cazzo. Tanto le munizioni finiranno. Stanno arrivando anche la Marshall. Ecco, puttanica. Devo ricaricarmi la vita. Ok. That's for fucking with our team building. Devo ricaricarmi la vita, mi serve un nemico. Ok, si sta ricaricando, dai. Bella idea del cazzo arrivare in mezzo ai nemici, per amico mio. Aspetta, aspetta, aspetta. Puttanica. Sono morto? Come il camper è distrutto? Ma vaffanculo. Shall we meet the foe? Bene, dobbiamo combattere quindi lontani da qua. Yeah. Fuck yeah. Oh Jesus. The idols found us too. Let's go fuck 'em up. Dove sono? Dead as a door. Ecco, a questo giro partiamo subito a 5000. Calmo. Questo per aver rovinato il nostro karaoke. Levati, Nina, però. Nina, in mezzo alle palle, no, eh. Nuali. Colpito al volo, devo dire. Che devo dire, è stato un colpo incredibile. Chi è a terra? Tirati su, Nuali! Don't follow the light. Dai, l'animazione però porca. All you! I am not the target!
Levati però, idiota! Non sono il target, levati dalle palle, magari non ti becco. Stop fucking with our team build. Ok, dovremmo essere a posto e ho fatto un'uccisione doppia, ma non di Marshall. Hey y'all, I'm sorry today, Winch. I had this perfect plan and it just went off the rails. Which makes it different from all your other plans. How exactly? Anyway, don't worry about it. Today was awesome. È stato bello ucciderli. True. I cannot recall having a more memorable time. Oh, la visuale. Same here. Not since Ghost Pepper Night. Kevin? We do not speak of Ghost Pepper Night. Annuali, bello simpaticone lui. Madonna mia. Comunque, se devo fare una, completare un'attività di quelle lavorative, mi sa che completo JR. Completo JR anche se è quello che richiede più tempo alla fine. Even I think that's crazy. Hey, when you're dealing with the Aztec cartel, it's best not to ask why and just go with it. I bet. It's getting late. I should probably get going. Thanks for dinner, Kev. It was great. Thanks, man. The marinade does all the work. You're too modest. Drive safe. Thank you. And please, make Kev wear a shirt. I'll see what I can do. Not gonna fucking happen. Let me walk you out. Ma scusami, non eravamo a casa? I know we're kind of ridiculous, but when push comes to shove, there's no one I want more by my side than those guys. They're good people. They are. I guess what I'm saying is, I know you're looking at the heist as a one and done sort of thing. You know, a debt that you're paying off, but it doesn't have to be. I'll think about it. Unisciti ai Saints, diventa viola anche tu. Please do. Vabbè, è stata una missione un po' così, però ammetto che non è stata male. Cioè, il concetto era un po'... Berretto da... lo sapevo. Nuovi motivi per le armi e hai sbloccato Nuali. Questo tizio è un vero professionista, lo immagino. E la MD-77B. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.